L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta l'amore? La maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze dell'altra radio per una nuova puntata di Tanto non capirai. Buon mercoledì 1 giugno e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, manca davvero poco al 3 giugno, giorno in cui si svolgerà l'assemblea straordinaria dei soci della FC Bari, che potrebbe in qualche modo cambiare gli equilibri all'interno della FC Bari. Ma questa mattina ci occuperemo anche di tanti altri argomenti, lo faremo con i nostri ospiti in collegamento telefonico, lo faremo dandovi notizie, indiscrezioni, ma naturalmente anche insieme a voi, grazie ai vostri interventi. E allora, siamo pronti per iniziare, ma come ogni mattina non sarò solo, con me anche Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e a tutti i tifosi del Bari. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per farci conoscere la vostra opinione o per rispondere al nostro quesito odierno, che questa mattina è incentrato su quanto potrebbe appunto accadere venerdì prossimo. Quello che vi chiediamo è: siete fiduciosi? Cosa pensate accadrà il 3 giugno? Arriveranno i soldi di Nordin o ci saranno dei colpi di scena? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione contattandoci in diretta al numero 0800 524 0424, ripeto 0800 524 0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334 3837 444, ripeto 334 3837 444. E allora, quella di ieri poteva essere una data importante per il Bari, visto che la data del 31 maggio era stata indicata più volte da Paparesta ma anche dall'avvocato Iannarelli come il giorno in cui doveva esserci il passaggio di una parte delle quote di Paparesta all'uomo d'affari malese Nordin Ahmad. Invece nulla di tutto ciò è accaduto, quindi molto probabilmente il 3 giugno l'assemblea dei soci inizierà senza stravolgimenti di sorta negli asset societari. La speranza ovviamente di tutti i tifosi del Bari è che Paparesta possa per quel giorno disporre dei milioni di Nordin, o comunque della somma necessaria per poter subito ripianare le perdite. In caso contrario, la palla passerebbe inevitabilmente al socio di minoranza Cosmo Giancaspro, che tuttavia, è giusto ricordarlo, nell'ultimo comunicato stampa che ha emesso aveva comunicato in maniera categorica di non voler più ricapitalizzare perché, a suo dire, si era andati oltre il termine previsto, vale a dire il 18 maggio. Giancaspro, che nella mattinata di ieri ha incontrato l'imprenditore barese ma trapiantato al nord Michele Amenduni, che, come ricorderete, abbiamo avuto il piacere di intervistare qualche tempo fa qui a Tanto non capirai. In quell'intervista non nascose il suo interesse per il Bari ma anche per lo stadio San Nicola. Amenduni, che è da sempre tifosissimo del Bari e quindi segue con molto interesse e con molta passione le sorti della nostra squadra. Molti si chiedono se questo incontro è stato solo conoscitivo o magari potrebbe portare ad altro. Beh, da quello che ci risulta è stato innanzitutto un incontro conoscitivo, perché i due ovviamente non si conoscevano. Poi magari si è parlato di quelle che potrebbero essere le prospettive o i programmi futuri, però ovviamente, come giusto che sia, sino a quando non si definiranno determinati asset all'interno della società, quindi dopo il 3 giugno è impossibile fare discorsi di questo genere. Però fatto sta che l'interesse, quantomeno la curiosità di Michele Amenduni per quello che potrebbe accadere all'interno del Bari Calcio è comunque vivo, e quindi Amenduni che è lì alla finestra in attesa di vedere che cosa accadrà il 3 giugno ma anche i giorni successivi. Insomma Luca, i giorni passano e quello che stiamo notando un po' sul forum, anche sui social, cioè ora sale un po' di apprensione nei tifosi baresi, visto che insomma siamo arrivati in prossimità di questa fatidica data, però nulla è ancora avvenuto. Sì, diciamo che c'è un po' di apprensione legata al fatto che comunque questa storia
va avanti da diverso tempo, è passato praticamente un mese e mezzo da quando Nordin in compagnia dell'avvocato Iannarelli sono stati accolti nella nostra città e presentati alle istituzioni e a tutta la città di Bari, quindi chiaramente i tempi sono un po' lunghi. Certo, c'è da dire che l'avvocato Iannarelli ha sempre sostenuto che questa operazione sarebbe andata in porto entro la fine del mese di maggio. Siamo arrivati all'inizio di giugno, non si è ancora concluso, ultimata questo tipo di operazione, però penso che oramai ci siamo giunti al capolinea. La data del 3 giugno sarà una data sicuramente fondamentale in questo senso, quindi in quella data credo che si potrà capire, anche in base a quella che poi sarà la disponibilità di Papa Resta a ricapitalizzare, quali sono le reali intenzioni di Dato Nordin. Già, perché ricordiamolo, oltre a ripianare le perdite c'è comunque da fare l'aumento di del capitale sociale, ci sono da pagare gli stipendi, c'è da pagare l'iscrizione, quindi diciamo che servono veramente tanti tanti soldi. Io penso, così volendo azzardare una cifra, penso che almeno ci vorranno almeno quei 7-8 milioni di euro per poter ottemperare a tutto questo, quindi insomma è difficile trovare una somma del genere, però come abbiamo sempre detto Nordin aveva garantito nel giorno della conferenza stampa il versamento di 10 milioni di euro, soldi che secondo l'avvocato Iannarelli sarebbero arrivati dal patrimonio personale dell'uomo d'affari malese, quindi se le cose dovessero andare veramente così non dovrebbero esserci problemi. E ora voltiamo decisamente pagina, occupiamoci ancora di calcio giocato, magari proiettandoci al prossimo campionato, perché sul forum di orgogliobarese.it si sta dibattendo sul Bari che verrà, o in questo caso quello che il Bari che piacerebbe ai tifosi, una sorta di giochino di calciomercato. Leggiamo, perché ci sono degli interventi anche interessanti. C'è l'utente Madsen che dice: beh, io in difesa proverei a prendere quello che per me è in assoluto il terzino più forte della cadetteria, vale a dire Del Prete del Perugia. Se fosse poi confermata la Lega Pro del Livorno, mi fionderei su Ceccherini. Mentre l'utente E90 dice: io punterei lo svincolato Mazzarani, e da prendere al volo, molto meglio di Ceravolo secondo me. Mentre Colco dice: nomi importanti in B ce ne sono, anche Falletti della Ternana è sicuramente una spanna sopra. Su questo sono d'accordo, sono uno dei migliori calciatori visti quest'anno in Serie B. Poi c'è Anderson 92 che dice: in difesa rivoglio Diego Polenta al posto di Romizzi. A proposito di Polenta, una cosa che non è stata detta nell'intervista con Castiglio dell'altro giorno, parlando con Nacho in maniera privata, mi ha detto che in pratica la settimana scorsa c'è stata una gara di Coppa Libertadores in Argentina tra la squadra di Polenta, il National, e se non sbaglio il Boca, ora non vorrei dire un'inesattezza, e Polenta è venuto lì in Argentina a giocare questa partita. Sono stati eliminati, comunque hanno perso questo scontro con il Boca, e Nacho mi ha parlato di un Polenta veramente monumentale, leader assoluto di questa squadra. Se non sbaglio è stato anche convocato in nazionale, quindi un Polenta che sta facendo molto molto bene, sta giocando la Libertadores, che è l'equivalente della Champions League lì in Sud America, quindi io penso che Diego Polenta ormai sia solo un piacevole ricordo di quel Bari che fu. Tornando al topic su orgogliobarese.it, c'è Boda che dice: tra i nomi abbordabili cito Di Marco, Vacca e Morosini. Mentre l'utente Xder dice: io credo che ci vogliono tre pilastri, Di Cesare, Rosina e un maniero più in forma, fuori tutti gli ultra 34enni, dentro giovani che non siano della primavera di Inter e Milan. Valorizziamo i nostri con qualche buon innesto della Serie B e con un allenatore che sappia disporre un bel 4-3-1-2. Luca, ho visto che hai partecipato anche tu al dibattito, era per lo più un gioco, ma ho notato tanta competenza da parte dei nostri utenti. Sì, anche perché di nomi interessanti ce ne sono davvero tanti, poi chiaramente bisogna capire quali saranno i programmi della società, se decideremo di puntare su una squadra giovane o se comunque verranno presi ancora una volta giocatori
esperti con una carta di identità di diverso tipo, quindi poi dipende tutto chiaramente da quello che vorrà fare la società di Papa Resta. Per quanto riguarda Polenta, io direi che questo è stato uno dei più grandi errori di questi ultimi 2 anni. Mi ricollego alle parole del capitano Marino De Freddi, che, se non erro, ieri ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, in cui ha criticato, se vogliamo, l'operato di mercato non soltanto di questa stagione, in cui ha evidenziato come più volte si sia ritrovato a fare il terzino, ma anche, se vogliamo, la rivoluzione che si ebbe dopo quella meravigliosa stagione fallimentare, e penso quindi a Polenta in primis, perché De Freddi sottolinea come quella squadra, pur non avendo dei valori tecnici così esaltanti, sicuramente una squadra a livello tecnico inferiore al Bari di quest'anno, con 2-3 innesti di qualità probabilmente l'anno dopo sarebbe andato in Serie A. Quindi sinceramente non si è mai capito questa rivoluzione tecnica dove ci ha portato. Intanto arrivano i primi messaggi in redazione, si torna a parlare inevitabilmente della questione Nordin. C'è Alessandro che dice: ieri il TG3 ha riferito di un bonifico di 3 milioni disponibile per Papa Resta e pare che i medici non abbiano dato il benestare per il viaggio a Nordin. Speriamo bene, anche se un po' di chiarezza non guasterebbe. Per quanto riguarda quello che avete appena detto, tutta la vita del prete esterno destro, sì, non possiamo che concordare. Ragazzi, di questo bonifico a noi non risulta. Poi è giusto fare una precisazione: c'è un conto corrente, quello del Bari, dove ovviamente deve confluire quello che serve, però ovviamente non è detto che i soldi non possano arrivare su conti correnti privati del presidente Papa Resta, perché lui comunque ha sottoscritto un accordo preliminare in maniera privata con Nordin, quindi non è detto che i soldi non arrivino o non siano già arrivati sul conto su conti personali di Papa Resta. Quindi facciamola questa precisazione, perché magari molte volte ci si confonde. Quindi c'è un conto della società e un conto personale del presidente, dove potrebbero confluire i soldi provenienti dalla Malesia. Abbiamo parlato di ipotetici e fantasiosi colpi in entrata auspicati dai nostri utenti su orgogliobarese.it, ma tornando un po' con i piedi per terra, ci sono calciatori che già salutano e vanno via. Tra questi Beppe De Luca, che sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio di ringraziamento e di commiato, se vogliamo, ai tifosi del Bari. Leggiamolo velocemente. De Luca dice: grazie, è l'unica parola che mi esce dalla bocca in questo momento, grazie a chi quel giorno era allo stadio e grazie a chi non c'era, grazie a chi ci ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto e grazie a chi ci ha fischiato, grazie a chi per tutto l'anno ha fatto trasferte di ore e ore e grazie a chi è venuto solo in casa, grazie a chi ci ha sempre dato contro e grazie a chi ci ha sempre creduto, grazie a chi mi ha criticato alla prima partita sbagliata e grazie a chi mi ha sempre incitato a fare meglio, grazie a chi ci ha contestato e grazie a chi ha gridato di dare di più. Con le parole non sono mai stato bravo, ma penso di avere sempre dato anima e cuore per questa squadra, così come i miei compagni e tutte le persone che ci hanno dato una mano. Non sono le parole di un calciatore, ma bensì le parole di un ragazzo. Grazie a tutti, Giuseppe. Insomma, Luca, un messaggio di De Luca abbastanza chiaro, che sa tanto di addio. Sono te una grave perdita quella della Zanzara, oppure un giocatore facilmente sostituibile? Guarda, Nicola, De Luca sicuramente in questi 2 anni ha alternato cose buone a cose meno buone, perché probabilmente proprio in termini di continuità che è un po' mancato al Bari. Quindi io direi che è un buon attaccante per la Serie B, però certamente secondo me è possibile comunque trovare dei sostituti all'altezza di De Luca, e soprattutto non credo che il Bari appunto deciderà di ripartire da lui dopo questi 2 anni di prestito. Penso sia destinato a vivere un'altra esperienza probabilmente lontano da Bari, quindi direi che non è assolutamente un giocatore insostituibile. Diciamo che in questo momento, a mio parere, per quanto riguarda il Bari, peserebbe molto di più il mancato riscatto di un giocatore come Rosina piuttosto che la mancata conferma di un attaccante come De Luca.
Luca, secondo me, che non si può discutere dal punto di vista tecnico, però secondo me caratterialmente ha qualche limite, quindi alla fine sì, forse potrebbe essere una perdita importante, però non così grave come, appunto, come hai detto tu, quella, magari quella di Rosina potrebbe essere molto molto più grave, speriamo di no. Vi ricordo che potete anche chiamarci componendo il numero 080 524 0424, oppure continuare a inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334 3837 444. Vi ricordo il sondaggio odierno: cosa pensate accadrà il 3 giugno? Arriveranno i soldi di Nordin o ci saranno dei colpi di scena? A tal proposito sono arrivati altri messaggi, ne leggo qualcuno. C'è un messaggio un po' ironico di un radioascoltatore che non si firma, dice: i soldi possono arrivare anche sotto forma di buoni benzina. Vabbè, giusto magari anche sdrammatizzare con messaggi del genere. Poi c'è Antonio che ci scrive: il 3 giugno in un modo o nell'altro il Bari rimarrà in piedi, non credo al fallimento. La definisco un'ipotesi remota. Beh, è quello che dobbiamo sperare tutti, perché è una possibilità, ma speriamo molto molto lontana, perché sarebbe veramente un disastro pensare a un nuovo fallimento. La situazione al momento è grave, perché comunque ci sono tanti debiti, ci sono delle situazioni da ripianare, però noi non possiamo che confidare nei due soci a sto punto del Bari, perché il futuro del Bari è nelle loro mani. Ma sono sicuro, come dice anche il nostro radioascoltatore, che Papa Resta e di conseguenza Giancaspro non faranno assolutamente fallire il Bari. Tornando ad occuparci di calciomercato, ne abbiamo parlato poco fa con Luca, cioè sicuramente un giocatore dal quale ripartire assolutamente senza dubbio è Alessandro Rosina. Nella giornata di ieri il suo agente, nonché fratello Fabrizio Rosina, ha fatto un po' il punto sulla situazione contrattuale del fantasista ex Catania in un'intervista rilasciata al sito News Catania. Leggiamo qualche passaggio perché si dicono delle cose molto interessanti. Dice l'agente, nonché fratello di Rosina: ci tengo a precisare, non mi piace che qualche giornalista scriva delle cifre campate in aria destituite da ogni fondamento. Un contratto è un accordo privato tra noi e il club, il fatto che vengano divulgate a caso delle cifre non è assolutamente piacevole. Il diritto di riscatto non è assolutamente di 600.000 euro, c'era un obbligo di riscatto qualora il Bari fosse salito, adesso è rimasto un diritto di riscatto fissato a cifre ovviamente più basse. Bari e Catania hanno fissato questo diritto di riscatto, qualora non dovesse essere esercitato Alessandro naturalmente avrebbe un ulteriore anno di contratto col Catania e tornerebbe alla base. Il percentuale di una conferma a Bari molto dipende dalla volontà di una società di accaparrarsi Alessandro. Ho fatto un ottimo lavoro di mediazione tra le società per evitare eccessive situazioni gravose per entrambe. Per quanto riguarda Catania, difficile insomma che Rosina possa restare. Per quanto riguarda l'interesse di altri club, la gente dice: è naturale che dopo questa stagione sportiva Alessandro ha attirato l'interesse di diverse squadre di Serie A e anche estere. Il futuro è tutto da definire e da decifrare. Sia a Catania che a Bari c'è incertezza su come inizierà la stagione calcistica 2016-2017. Insomma Luca, quindi la certezza è che il riscatto non è fissato a 600.000 euro ma una cifra più bassa, saranno 300-400.000 euro. Io penso, al di là delle difficoltà economiche del Bari, che spendere 300-400.000 euro per Rosina in Serie B sia un affare, una cosa da fare subito, o no? Sì, tenendo in considerazione anche il fatto che, come dicevamo ieri, spesso non è un giocatore, non può essere definito un giocatore a fine carriera, perché non ha certamente 38 anni ma ne ha 32, quindi è un calciatore che può giocare ancora qualche anno ad alti livelli, ha dimostrato quest'anno quanto sia importante, a meno che chiaramente il Bari non decida di rifondare totalmente per la terza volta, decida quindi di ripartire da giocatori ancora più giovani, ancora diciamo nuovi per quanto riguarda il panorama calcistico della Serie B, e allora va bene così. E certo poi bisognerà capire anche dal punto di vista tattico, in base al nuovo allenatore, che tipo di collocazione potrà trovare Rosina, perché io continuo a dire che in una posizione di esterno d'attacco come ala
fa la differenza, però in effetti è un po' sprecato. Sì, come diceva prima anche un utente sul forum, pensare a un 4-3-1-2 magari con Rosina fantasista dietro anche a due punte, io ipotizzo, ma sappiamo benissimo che è una cosa quanto mai difficile, visto che mi riferisco a Caputo, molto probabilmente verrà riscattato da Lentella, però ad esempio un tridente Rosina Caputo Maniero penso che non sarebbe assolutamente male. Bene, ora torniamo invece, cambiamo pagina e torniamo ad occuparci di un argomento molto delicato e complesso come il calcio scommesse. Per farlo ci affidiamo alla competenza e alla simpatia del collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Costantini. Buongiorno Francesco, ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai sull'altra radio. Buongiorno a tutti voi, anche se competenza e simpatia a quest'ora del mattino, insomma, latitano un po', eh. Vabbè, una minima percentuale c'è, cioè, sia dell'una che dell'altra, facciamo così. Allora Francesco, ieri hai scritto un bel pezzo sulla Gazzetta del Mezzogiorno riferito alle assoluzioni, appunto nell'ambito del processo delle calcio scommesse, riferimento più diretto a Caputo e Gillet. Il titolo era "Si restituisca un posto nella storia del Bari a Gillet e Caputo". Insomma Francesco, per chi come te queste vicende le aveva già approfondite, le assoluzioni degli ex capitani non sono per nulla una novità. Ma confesso che anche io avevo, come dire, non è che potessi garantire sul fatto che venissero assolti anche in primo grado di giudizio, però le carte erano lampanti e non solo quelle, nel senso che bastava essersi mossi un po' per capire meglio sia in città, diciamo nei vari ambienti bazzicati dalla squadra e dai personaggi che intorno le ruotavano e nella squadra stessa, per capire come erano andate certe cose. Insomma, era evidentissimo, ed era evidentissimo, uno per un motivo, uno per l'altro motivo, che Gil e Caputo non c'entrassero nulla, non avessero fatto nulla per favorire la combine, cioè il passaggio di denaro, che resta uno dei punti più oscuri, e se dovessi confessare resta oscurissimo per quanto riguarda Treviso Bari. Cioè la sentenza, questa e anche le precedenti, dicono che sì, qualcuno prese soldi, ma nessuno si è mai preoccupato di capire chi li mise questi soldi, chi fu il corruttore, non chi furono i corrotti. E se permettete, non è poi un aspetto così secondario per capire ogni questione. Insomma, ci sono dei soldi di mezzo, ma non si sa da dove vengono, sono spuntati da soli. Ammetterete che è un po' singolare questa cosa, ecco. Francesco, eppure per molti tifosi queste assoluzioni non sono sufficienti per perdonare Gillet e Caputo. A Gillet non viene perdonato il fatto di non aver riferito che cosa combinavano i compagni, cioè, l'accusa è "sapevi ma non hai detto niente". Per Caputo, ma ne abbiamo parlato anche ieri noi privatamente, magari ci sono altre situazioni da considerare, tipo magari la fascia del capitano non rifiutata, oppure il suo rendimento in campo. Insomma, sono i tifosi, non tutti perdonano i due ex capitani. Anche questo mi pare di averlo scritto piuttosto chiaramente. I tifosi viaggiano sempre al limite della psicopatia, quasi della schizofrenia. Questo accade non solo ai tifosi del Bari, naturalmente, fa parte del DNA endemico del tifoso. Poi quello che è la logica, quello che è la legge, quello che è il quotidiano, il vissuto, racconta una cosa ben diversa. A parte il fatto che non esiste un obbligo di denunciare chi e cosa, vorrei semplicemente ragionare su un particolare. Cosa avrebbero dovuto fare Gil e Ciccio? Denunciare la squadra che aveva appena vinto il campionato, aveva appena demolito il campionato, schiantato il campionato, e per la quale soprattutto Gil si erano fatti un mazzo per 8-9 anni per tenerla in piedi, la società, non quella squadra, per tenere in piedi proprio la baracca, denunciarla, retrocedere in Serie C, perché vi ricordo, questo è quello che è successo a Lecce, che sta ancora in Serie C per il tentativo di corruzione di una partita, denunciarla, passare per eroi, schiantare completamente se stessi, l'ambiente che avevano difeso per anni, stare come quelli che avevano denunciato cosa? Nel senso che è ben difficile cogliere anche l'essenza di certe cose, cioè
non è così facile capire esattamente il meccanismo che ha portato a certe cose. Diciamo che, a parte il fatto che tutti i giocatori mi dicono la stessa cosa, prima di questa ondata non è che ci fosse chiara la percezione di cosa fosse l'omessa denuncia, cioè sì. non è che fosse mai accaduto nulla di così clamoroso. C'era un po' di ignoranza. Quindi esisteva una forma anche di, ma sì, che cos'è questa cosa? Ma poi cioè, avrei trovato pazzesco, cioè cosa doveva fare il capitano? Doveva mandare in Serie C la squadra per la quale si era battuto per 7-8 anni per salvarla dalla Serie C e poi che fare? Andarsene sulle macerie fumanti dopo aver acceso Troia e vederla fumare mentre andava via con la nave? Non so, questo vorrei capire, perché questo sarebbe accaduto, cioè il Bari sarebbe schiantato, perché in Serie C è chiaro che già allora sarebbe schiantato secco, probabilmente l'asta fallimentare sarebbe andata in una maniera completamente diversa. E la storia del Bari sarebbe stata diversa, l'avrebbero scritta, e la parola fine sotto la storia del Bari l'avrebbero scritta loro due. Questo è quello che avrebbero dovuto fare. Se è questo quello che pensano, va bene, però capite bene che siamo veramente al limite della psicopatia. Non riesco a definirla in altro modo. Certo. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con il collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Costantini. Francesco, cambiando argomento, giornata a dir poco importante quella di venerdì prossimo 3 giugno, il Bari potrebbe cambiare volto. Da un lato Paparesta, che potrebbe presentarsi con un forziere targato Malesia, dall'altro un Giancaspro che attenderà la prima mossa del suo antagonista. Insomma, si prevedono scintille oppure no? Senti, io faccio veramente fatica a fare una previsione a questo punto, nel senso che sto, come tutti quanti voi, sto in attesa. Qui mi sembra la classica partita di Telesina arrivata all'ultima mano. Tutti hanno una carta coperta e continuano a rilanciare. Quando arrivi all'ultima mano, ok, questo è il rilancio, copri il piatto e gira la tua carta. Ti devo dire purtroppo che persino se tu hai in mano una scala reale, se non hai i soldi per coprire il piatto, la carta non la giri e hai perso tutto quello che hai messo dentro fino adesso. Cioè è chiarissimo quello che accade. Aspettiamo l'ultimo rilancio, l'ultimo piatto. No, non vorrei sembrarvi troppo pessimista, critico. Però non vorrei nemmeno passare per ottimista un po' coglione alle 7:25 del mattino, nel senso che i soldi sono soldi, e siccome qui parliamo di soldi veri e di un quantitativo che francamente non è nella mia disponibilità e immagino purtroppo anche in quella di molti di quelli che ci ascoltano, finché non vedo non credo. Lo so, non è un atto di fiducia, ma mi sembra inevitabile, non riesco a dirlo diversamente. Mi fido delle rassicurazioni che arrivano, sono convinto che la situazione sia intanto di assoluta buona fede e sono convinto che non sia di così facile composizione, però è anche vero che è arrivato il momento di siamo arrivati all'ultima mano, vi direi, cioè, tocca girare le carte, per cui certo. Coprire piatto, tu pagare e vedere cammello, non vedere pagare cammello. Vedere cammello. Francesco, tornando al campo giocato, anzi passando al campo giocato, nell'ottica di un'ennesima quanto inevitabile rivoluzione in ambito tecnico, ti chiedo se ripartiresti da Camplone e su quale calciatore fonderesti il nuovo Bari. Mi vuoi diplomatico o mi vuoi chiaro? No, tu non sei diplomatico, quindi devi essere diretto. No, non ripartirei da Camplone, mi sembra evidente. Non mi pare che ci sia mai stato feeling né con la piazza né con la squadra. Se volete gli imputo un difetto di comunicazione che mi sembra difficilmente superabile. È un difetto di comunicazione, non è poca cosa per chi fa l'allenatore, sia nei confronti dell'ambiente sia nei confronti della squadra. Questo continuo a prendere le distanze dalla squadra, dai giocatori, questo continuo a mettere uno steccato io non ho mai visto fare così. Non mi sembra una mossa astuta. I giocatori, non mi rifaccio al recente passato del Bari, torno a quella stagione, i giocatori del Bari per Antonio Conte, che li maltrattava, li appendeva al muro, gli faceva un mazzo a sangue dalle 8 del mattino, che faceva, li costringeva a stare alle 9 della mattina allo stadio per pesarli uno per uno, e se uno aveva preso 20 grammi lo schiumava letteralmente. Però loro per Antonio Conte si sarebbero buttati già nel fuoco, perché a parte il fatto che a un certo punto della stagione
il Bari cominciò, lo so che è nostalgia pura questa, cominciò a volare ad un ritmo insostenibile per chiunque altro. Insomma, se vi ricordate le ultime 15 partite di quell'annata, il Bari dava 3 gol a tutti i primi 20 minuti e poi ragionava sul da farsi. Dice vabbè, vediamo come finisce la partita. Intanto per adesso siamo 3-0 per noi, ragioniamo. Ci sono giocatori che non hanno mai più giocato in quella maniera, penso a Barreto, per esempio, che sulla scia di quell'anno fece un primo anno di Serie A fenomenale, per poi rompersi completamente, poveraccio, non per altro. Francesco, se mi devi fare un nome di un allenatore che ti piacerebbe sulla panchina del Bari, il primo che ti viene in mente? Stellone mi piace moltissimo, non molto. Ripartirei anche ieri sera, direi che la partita di ieri sera ha ribadito quello che vogliamo. Trapani, no? Che ha battuto Spezia per 2-0 ed è la prima finalista del campionato di Serie B. Vai. Quello che è chiaro, negli ultimi 2-3 anni il Carpi era così, il Frosinone è così, il Trapani è così in Serie B, ma un po' è il calcio che sta andando in questa direzione. Intanto, che cosa mancava al Bari di quest'anno? Fisicità, atletismo, mancava gamba, mancava non dinamica, mancava forza fisica, mancava questo impatto violento, se volete anche, ma tonico, di certi giocatori, più scarsi tecnicamente, ma chi se ne frega, ma di una tal vitalità, di una tal... Il Carpi era così, il Trapani è così, se volete, non è che giochino, l'Atletico Madrid è così. Non è che giochino esattamente a calcio, non impazzirete mai nel vederli giocare, però prendono a calcio il mondo, nel senso che si difendono in 10, se non in 11, sono grossi. Francesco, scusami un attimo, c'è un messaggio per te, te lo leggo, però ti prego una risposta brevissima perché siamo in chiusura. Dimmi. C'è Francesco che dice, riferite a Costantini che per la giustizia sportiva l'omessa denuncia è punibile. E io non sono psicopatico. Un saluto, Francesco. Ma l'omessa denuncia è un, come dire, è un reato che esiste solo per la giustizia sportiva. È come dire, è un reato di opinione su tant'è vero che tutte le condanne per omessa denuncia non hanno praticamente prova, non c'è come dire, ti accuso di omessa denuncia e ti metto al muro, è quello che accade nelle dittature. Certo, la giustizia sportiva ha necessità di questo, si fa forte dell'etica sportiva, che è un'altra di quelle cose sulle quali potremmo parlare di per ore, ma in realtà non è niente, cioè parliamo di cosa? Di nulla, parliamo di un escamotage, giusto per dare un segnale di così di rappresaglia all'ambiente. Niente, no, di... probabilmente lui non è psicopatico, ma io non mi riferivo né a lui né a nessuno individualmente, è la categoria del tifoso ad essere psicopatica. Certo. Direi che non trovo un altro termine, insomma, più o meno questo è. Non... Diciamo umorale, dai, può anche starci. È più umorale, però insomma... È suonato in gallo. Perfetto, Francesco, io ti ringrazio per essere intervenuto quest'oggi a Tanto Non Capirai, ti auguro buon lavoro con la Gazzetta del Mezzogiorno e ci aggiorniamo magari in un'altra occasione. Grazie a Francesco Costantini della Gazzetta del Mezzogiorno. Buona giornata. Bene, perfetto, noi siamo in chiusura, in conclusione di programma, c'è un altro messaggio, lo leggo al volo. C'è Gianni che ci dice io sono fiducioso per venerdì per la chiusura dell'affare con Nordin, magari avendo la quota maggiore delle azioni, e spero che tutto ciò imponga a Papanesta un DS bravo e un allenatore che abbia un progetto di gioco e valorizzi i nostri ragazzi della primavera. Questo ovviamente è qualcosa che ci auguriamo un po' tutti, ma dovrebbe avvenire in seguito. Bene, veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi torniamo venerdì 3 giugno per l'ultima puntata settimanale. Saluto e ringrazio anche Luca Deleteris. Ciao Luca, venerdì. Ciao Nicola, venerdì, buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Saluto e ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a venerdì, sempre alle ore 7, per una nuova puntata di Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.